Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi siamo in un altro quiz. Questa volta invece per vedere quanto ne sappiamo su Death Note. E ne sappiamo ragazzi, veramente l'abbiamo visto e sappiamo molte cose di Death Note, ci piace come anime. Death Note ci è molto piaciuto e ora andiamo a vedere se ci ricordiamo qualche cosa, visto che io l'ho visto un anno fa più o meno. Vediamo se le cose più importanti ce le ricordiamo. Eh già, allora, lui ci chiede subito, che ci chiede la nostra età. Qual è la tua età? Sì, 18 anni. Qual è il tuo gender? Male. Iniziamo il test. Ok. In quale data Light usa per la prima volta Death Note? Allora, mi verrebbe dire 26 marzo 2006, visto che novembre non mi sembra, gennaio nemmeno perché non c'era il freddo. Io mi ricordo tipo era un mese più... Ah, aveva il giubbottino. E però era un giubbottino un po' leggero. Cioè, io direi 26 marzo 2006. E che forse non era poi così tanto aprile. Cioè, non era poi così tanto aprile, nel senso non era poi così tanto primavera. Non lo so, io sarei più tentato verso un febbraio, un mesetto prima, però di... Però io 2009, non mi ricordo 2006, per l'anno. Vecchio. Vabbè dai, andiamo con 2006 perché mi ricordo che era proprio vecchio. Cioè la prima domanda ci ha messo difficoltà. Cosa c'è scritto sotto Death Note nella pagina delle istruzioni? How to use. Allora, come usarlo, e regole. Allora, no. Era o how to use o how to use it, però no, credo it, senza how to it. Use. Sì. Come usare? La prima vittima di Light. Ha ucciso una donna, ha derubato una banca. Allora, no, tieni in ostaggio. No, non dei bambini, era... Era nella, che c'era tipo dei... Io la prima morte di Light mi ricordo che tipo erano... dei motociclisti che stavano importunando una donna, lui entra in un negozio, scrive il nome. No, era a casa che guardava il telegiornale e dice boh, vediamo se funziona. E c'era, vero, c'era quelli che tenevano degli ostaggi. Sì, e tenevano degli ostaggi. E lui viene in ostaggio dei bambini. Credo perché sì, era sì. Nella scuola. Sì, sì, sì. Dove viene nascosto inizialmente il quaderno? Cassetto di sicurezza, sotto il letto, cassetto con doppio fondo e 24 ore. Cassetto con doppio fondo, dai. Però inizialmente forse erano 24 ore, cioè, perché lui all'inizio non sapeva se funzionava veramente. Vabbè, ma il vero nascondiglio... Beh, 24 ore qua. 24 ore borsa. Vabbè, ma non era dove viene nascosto, non è che lo nasconde, 24 ore. Lo mette, diciamo, per tornare a casa. Come si chiama la persona che impersona il finto L? Che impersona il finto L? Lind e il Taylor. Lind? Sì. Ok. Io proprio non me lo ricordo. Quanti minuti si hanno a disposizione per scrivere ulteriori dettagli sulla morte di qualcuno dopo aver scritto il suo nome sul quaderno? Dovrebbe essere 6 minuti e 40 secondi. C'era i 40 secondi. Ma anche, no, aspetta, i 40 secondi erano quelli entro il tempo, cioè dopo che lo scrivi. Sì, io si mi ricordo che dopo 6 minuti e 40 secondi potevi scrivere altre cose. Ma dai, andiamo con i 6 minuti. Quando Ryuk parla a Light degli occhi dello Shinigami, lui vede quanto tempo gli rimane da vivere, convertito in tempo di Shinigami. Quanto vale questo numero? Ragazzi, allora, un conto è sapere cosa sia un'opera, una cosa è sapere che numero c'aveva. E poi non è che è manco semplice, ti dovresti ricordare il primo numero, ma chi se lo ricorda il primo numero? Infatti, mi ricordo 7. Vabbè, tanto. Caso per caso, ti ricordi se... Ma così, andando bene. Chi è la prima persona a scoprire effettivamente l'identità di Kira? L è sicuro, no? Nier, sì. Cioè, Nier. Allora, anche se alla fine è Misa. Misa. Perché, la... allora, L no, Nier no, Mello no. Ci potrebbe essere Nier, però lo scopre dopo, diciamo, alla no, fine. No, vabbè, alla fine. Misora, Naomi no. No, no, ma credo sia Misa. Perché è la prima a cui dice che è Kira, sì. In cambio degli occhi degli Shinigami, l'umano che è affetto allo scambio deve donare metà della vita rimasta. Sì. Vabbè, donare l'udito, donare un dito, donare l'udito, donare un dito. In che giorno si svolgono le ultime due puntate della serie? Allora, sicuramente
L'anno secondo me, non, io mi ricordo, non ce n'è detto. Allora, mettiamo bravo 20XX per essere coerenti con quello che abbiamo fatto prima. Cioè, non passa più di un anno in verità. Allora, quando lui uccide Kira, non mi ricordo quanto passa. Non me lo ricordo Però sinceramente. un annetto, ma più di quello non credo. Cioè, non è che passano 3-4 anni. Io, però, quando lo imprigiona passa un sacco di tempo. Vabbè, un mese se non sbaglio. Cioè, se Però prima mi abbiamo pare che messo da una volta che lo 2006... uccide fino a che arriva Nier, mi pare passano 2 anni. Io per non saperne leggere né scrivere, comunque metterei Io pure, 20XX secondo me perché mettere pure. 2006 comunque non ci arriviamo, no, a livello di... Ah, ragazzi! Ci troviamo 3, 2, 1, via. 50%. Tu sei misa, ma io Sei misa! mangio. Allora, Allora, è vabbè, un fenomeno, ok, nel l'ho toppato, però 2007. era inverno perché c'aveva il giubbottino, diciamo Vabbè. così. Oh, you see It, it. vabbè, ok. Tieni uno stagio dei bambini, Ci siamo, c'eravamo. l'assetto lo più profondo, ci Ok, siamo, Ring Lind Delta. c'eravamo, Sei grande. meno di 40, ci 7:40 ricordavamo? pure. Vabbè, quello. Vabbè. No, vabbè. Ray E Pember. chi è? Punto, chi è questo? Aspetta, no, no. Chi è? Ah, è il coso dell'FBI o della Il CIA, un poliziotto commissarietto. dell'FBI. Ma mica scopre che lui è Kira. Quello Infatti. Ma aspetta, ma è il commissario quello babbo? che si fa uccidere. E poi arriva sua moglie che dice dov'è e lo uccide pure Capito. lui. Vabbè, ma chi Ah, se che lo forse ricordava? riscrive, diciamo, quel messaggio che vede lo Shinigami. Quello che praticamente lo spia, Sì, lo spia dietro gli ma angoli, all'inizio, proprio io però non mi ricordo all'inizio. che era Ma non lo lui. dice, se non sbaglio, Boh. non lo so. Dona metà della vita, ok, è 13, 2013. quanti anni sono passati? 5 anni. 7 e 13, 5. 6 anni. Cioè, wow. Perché alla fine diciamo che è stato abbastanza equilibrato, c'erano domande difficili. Per esempio quelle delle date, ragazzi, come fai a Date saperle, pure questo seriamente? qua. Gli Quello dei... occhi del Shinigami. Infatti, magari questo qua ci potevi arrivare, Ray, Pam, ma perché magari ci volevi provare. E poi anche io. Vabbè, you see Se it, lo qua. potevi fare. È che però, tipo, questa qua, questa, ma chi se lo deve ricordare quanto vita gli rimane? In Shinigami, manco di quel normale Shinigami. E comunque, da lui ci siamo fatti dire che siamo misa. Ragazzi, quindi per questo video è tutto. Ci è piaciuto questo test? Speravo di indovinarli di più, però alla fine complessità c'era un po' di... Però guarda, intanto 28 gennaio, era l'ultimo 28 gennaio, Ok. quindi Vabbè, però veramente alla fine non ci siamo comportati male. Alla fine quello che era umanamente possibile da fare l'abbiamo fatto. Poi niente, bello così. le altre cose non si è potuto fare niente. Fateci sapere se voi invece le sapevate queste qua, visto che noi ignoravamo queste, non ce le ricordavamo, comunque. E niente, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Ciao! ragazzi!